a primi cinque consiglieri e una restante parte riservata e noi a pezzi del territorio. A consigliere Andrea Core va la delega di politiche dell'ambiente, strategie di promozione e rilancio dei territori, promozione di eventi culturali, iniziative di compartecipazione, rapporti con la Regione Abruzzo più politiche del lavoro. Al consigliere Core va anche la vicepresidenza. Al consigliere D'Ercole abbiamo assegnato la rete viaria provinciale e i lavori pubblici. Al consigliere Bartolini i rapporti con il comune capoluogo e relazioni con gli enti locali, politiche di integrazione sociale, più manutenzione scolastica, politiche scolastiche, istruzione, parchi e riserve. Al consigliere Lattanzi, bilancio e personale e il terzo nucleo della viabilità, che è particolare il nucleo della parte nord-nord-est della provincia di Teramo. Al consigliere Pavone, consigliere esperto, già sindaco della comune di Roseto, esperto nella gestione degli enti pubblici, del patrimonio pubblico, è stata assegnata l'importante delega del piano nazionale di resistenza e resilienza e l'edilizia scolastica, quindi tutti i progetti strategici che riguarderanno questa provincia. Invece rimangono come proposta politica alla forza del territorio una serie di deleghe che poi verranno discusse anche durante la fase consigliare, che saranno le deleghe delle politiche di tutela e promozione delle pari opportunità, le politiche di tutela, promozione e rilancio delle realtà montane, le relazioni interistituzionali finalizzate a progetti di collaborazione con realtà territoriali estere, i patti di amicizia e gemellaggi e i patti di solidarietà, le politiche del mare, la pianificazione urbanistica e la tutela e valorizzazione del patrimonio dell'ente. Questa è una parte discussa con il gruppo della Forza del Territorio. Rinnovo i ringraziamenti a tutti i consiglieri.